Trasferirsi in Malesia, quanto è difficile oggi nel 2023 riuscire ad acquisire da europeo un visto extra UE, in particolare un visto nel sud-est asiatico? Sono tutti paesi particolarmente complicati e pieni di normative da conoscere a menadito. Quali sono le procedure e qual è il visa migliore per te? Te lo dico dopo la sigla. Ciao, sono Luca Tagliatela e da oltre 20 anni mi occupo di relocation plan e pianificazione fiscale internazionale con l'obiettivo di massimizzare la libertà personale, fiscale e finanziaria dei miei clienti. E oggi, sempre alla ricerca del paradiso fiscale perduto, mi trovo in Malesia per parlare di visti di immigrazione. Ce ne sono tanti e vari e dipende anche dalla tua tipologia di income, ma tecnicamente se sei un imprenditore quello che stai cercando è il Malaysian My Second Home Program. Ce ne sono tre in particolare e ti danno differenti possibilità temporali di risiedere all'interno della Malesia, tecnicamente 5, 10 più 10 e 20 anni. Quali sono e come si chiamano? Il primo, il più famoso, che ha subito delle modifiche nel 2022, è il Malaysian My Second Home, MMOMM2H. Che ha delle caratteristiche e dei requisiti però piuttosto stringenti. Tanto devi aver raggiunto perlomeno i 35 anni di età, devi avere liquidità per almeno 1,5 milioni di ringgit locali e poi devi dimostrare di avere un income monthly, un monthly income, un reddito mensile perlomeno di 40.000 ringgit, che oggi, diciamo settembre 2023, si parla di circa 10.000 euro al mese, un po' meno perché il cambio con l'euro è a 5, ma ti rimando ovviamente a il tuo cambio online di fiducia. Qual è il contro di questo video? A parte, diciamo, il threshold di età di 35 anni, molti miei clienti, molti imprenditori digitali oggi, diciamo che sono giovanissimi, quindi magari non vogliono aspettare, ma il contro è tecnicamente legato al fatto che dura solo, tra virgolette, 5 anni ed è difficilmente o non rinnovabile. E allora possiamo dare un occhio al SMM2H, Sarawak Malaysian My Second Home, il quale è stato pensato per sviluppare una regione ben precisa della Malesia. La Malesia si compone di una penisola e di un'isola di fronte vicino al Brunei. Ebbene, il Sarawak, non ho idea, perdonatemi la pronuncia, è una regione che si trova appunto quindi di fronte a dove mi trovo in questo momento io, dall'altra parte del mare, dove non sono mai stato, quindi non posso darvi neanche, diciamo, un consiglio, perché parlo di consiglio, diciamo, fisicamente, perché esiste un requisito legato proprio alla permanenza, cioè questo secondo programma, che dura 10 anni, estendibile ad altri 10 anni, quindi particolarmente interessante, prevede la necessità, tra i requisiti, di rimanere fisicamente perlomeno 30 giorni l'anno a Sarawak, che alcuni di voi magari potrebbero essere non entusiasti all'idea. Quali sono invece i requisiti di età? Tecnicamente di avere tra i 30 e i 49 anni, di nuovo devi dimostrare di avere un monthly income di perlomeno 7.000 ringgit locali o liquid asset perlomeno per 50.000 ringgit. Se invece siete in due, siete una coppia, e allora i 7.000 diventano 10.000 congiunti e i 50.000 diventano 100.000 ringgit congiunti. Una piccola particolarità sull'SMM2H, Sarawak Malaysian My Second Home Program, è legato al fatto che se hai tra i 40 e i 49 anni e dei figli, li devi mandare a scuola a Sarawak, oppure devi acquisire un immobile che abbia un valore commerciale superiore ai 600.000 ringgit locali. Se invece hai tra i 30 e i 39 anni, sei costretto a mandare i figli a scuola a Sarawak. Nel primo caso, l'ipotesi, hai un'alternativa, puoi comprare l'immobile e non mandare i figli a scuola. Il programma forse più interessante allora oggi, o perlomeno quello che gli HNWI, cioè gli High Net Worth Individuals, miei clienti utilizzano per lo più, è il Permanent Visa Program, che è anche lui delle particolarità. Partiamo però dalle particolarità positive. Le particolarità positive sono legate al fatto che non c'è un threshold di età, quindi puoi applicare una volta che hai compiuto i 18 anni di età, non hai un minimum staying period, quindi fondamentalmente non sei
costretto a permanere all'interno della Malesia, per quanto diciamo un territorio splendido, neanche un giorno all'anno, e soprattutto addirittura non è necessaria proprio la physical presence, quindi non solo devi rimanere 30 giorni come nel programma di cui al punto precedente, il Sarawak, ma addirittura potresti anche in teoria mai presentarti in Malesia, perché i requisiti fondamentali fondamentalmente sono un fixed deposit, cioè devi lasciare qui in banca circa 1 milione di ringgit locali, perlomeno per un anno, e devi dimostrare di avere un yearly income, cioè di guadagnare perlomeno 480.000 ringgit per anno. In quel caso ti verrà concesso però un visto di addirittura 20 anni, quindi altamente appetibile. Oggi, se torniamo un attimo al fixed deposit, diciamo che è un po' quello più contestato, perché potrebbe risultare fastidioso impiegare 200.000 euro, più o meno equivalenti al 1 milione di ringgit. In realtà la normativa anche in questo caso è in continua evoluzione, l'abbiamo visto nel video sulla corporate income tax, cioè le normative comunque sono fatte per essere cambiate in caso di contestazione. Nonostante il fixed deposit, comunque il permanent home è il più utilizzato al mondo dagli expat, chiaramente dagli high net worth individuals in questo momento, quindi ha riscosso un successo importante. Esistono in realtà anche altri visti, ma sono legati all'employment income, quindi ai lavoratori dipendenti. Esiste il PVP, che è dedicato ai professional, cioè praticamente al settore dell'educazione, quindi ricercatori e professori, per esempio. E poi esiste un visto legato ai talenti, l'RPT, Residence Program Talent, che permette fondamentalmente a chi ha particolari requisiti o meriti di applicare per un visto. Ma ti ripeto, rientriamo comunque nell'alveo dell'employment income, quindi non del business, non nel reddito di impresa. Io sono Luca Tagliatela, mi auguro che questo video ti sia piaciuto. Se non l'hai fatto fino ad ora, ti invito a cliccare like e a cliccare subscribe per rimanere aggiornato con le notifiche del canale. Se hai necessità di un relocation plan o sei alla ricerca di una pianificazione fiscale internazionale che migliori la tua libertà personale, fiscale e finanziaria, ti invito allora a cliccare il link in descrizione e a prenotare una consulenza con me o con un membro esperto del mio team. Noi ci rivediamo nel prossimo video.